Ad oggi, alla data del 20 novembre 2017, risultano avviati al trattamento 102.240 persone affette da epatite C. Questo cosa significa? Significa che 102.240 persone guariranno dal virus, dall'infezione dell'epatite C. Questo è un grandissimo successo che possiamo fare, sostenere grazie al fondo dei 500 milioni per gli innovativi, per i farmaci innovativi voluti dal ministro Lorenzin, ma soprattutto grazie al cambio di passo che abbiamo avuto con l'identificazione dei nuovi criteri di trattamento. Quindi tutti i pazienti verranno trattati. Questa è una notizia meravigliosa, ma ancora di più la notizia meravigliosa è che sulla diminuzione dei tempi di trattamento, cioè del burden, del carico di trattamento, che sempre di più noi abbiamo a disposizione 8 nuove molecole per trattare le persone, i pazienti affetti da epatopatia cronica HCV correlata, ma con la riduzione delle tempistiche di trattamento questo accorcerà e permetterà sempre di più ai pazienti di ottenere la guarigione. Un'altra notizia estremamente importante è sempre di più sulla sensibilizzazione che si sta facendo e l'informazione per far emergere tutto il sommerso, perché sappiamo che c'è una quota di sommerso di persone che hanno una sieropositività per il virus dell'epatite C e non sanno di averlo. Quindi fare informazione, fare sensibilizzazione per arrivare non solo come ci siamo prefissati di abbattere totalmente, di eradicare l'infezione da epatite C, cosa che l'Organizzazione Mondiale della Sanità prevede entro il 2030 l'eradicazione, ma soprattutto di riuscire a raggiungere quel trattamento nei 3 anni che ci siamo prefissati di 240.000 pazienti.